Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscolo e Vita. Oggi ho deciso invece di fare un daily vlog, di fare un video informativo, perché penso possa aiutare tanta gente, soprattutto quelli che andranno in ferie ad agosto. Quindi ho deciso di intitolare questo video La mia trasformazione in 30 giorni o qualcosa di simile. Per quale motivo? Perché per tutto l'anno ho fatto un periodo di lean bulk, in cui ho provato a mettere su un po' di massa muscolare magra, ma inevitabilmente ho anche messo su un pochino di ciccia. Soprattutto se lo fai da natural e esteso sopra un lungo periodo di tempo, è abbastanza difficile che non metti proprio assolutamente massa grassa anche durante il tuo periodo di massa muscolare magra. Quindi io sono arrivato più o meno, direi, ad aprile ed ero abbastanza cicciotto e ho detto: guarda, sai cosa faccio? A giugno inizio e farò 30 giorni, quindi 4 settimane di definizione. L'ho fatto, ho fatto 4 settimane, ho sgarrato mi sembra 2-3 volte andando oltre i miei macronutrienti e le mie calorie, ma in questo video voglio spiegare a tutti, sia quelli che sono già esperti di calorie e macronutrienti, che quelli che non ne sanno niente, così provo comunque a parlare ad un'audience e a un pubblico più largo. Che cosa ho fatto in queste 4 settimane che mi hanno permesso di andare da un fisico che era abbastanza grosso ma piuttosto molle, penso che stava intorno al 15-16% di body fat, e come vedete c'avevo i fianchi dell'amore, avevo un po' di pancetta, non si vedeva molto bene gli addominali. Quindi come sono passato da un fisico del genere in 30 giorni solamente ad un fisico un pochino più definito, sicuramente non shredded come vedete voi su Instagram, sicuramente niente di greve, niente, assolutamente non da competizione o da gara. Comunque però sono sceso da quel 15-16% ad un 12-13% in un mese, che sono progressi molto buoni. Ho perso mi sembra intorno ai 4-5 kg in questo mese. Come vedete, molto meglio un fisico che si è trasformato da fisico, sì, grosso con la maglietta, ad un fisico un po' meno grosso con la maglietta, ma un fisico che magari in spiaggia sta comunque bene perché c'hai più definizione muscolare. Che cosa ho fatto in termini di dieta e di allenamento? Prima cosa parlo dell'allenamento. L'errore più grande è pensare che esiste un diverso tipo di allenamento per la fase di definizione e la fase di massa. La gente pensa che, e pensavo anch'io così 2 o 3 anni fa, purtroppo c'è un sacco di confusione. Si pensava che nella fase di presa di massa tu dovessi alzare i carichi pesanti, mentre nella fase di definizione bisognasse diminuire i carichi e iniziare a diminuire anche i tempi di recupero e praticamente fare questo pump work e sudare in palestra per bruciare più calorie. Questo è abbastanza errato perché anche in questo modo è come perdi la massa muscolare quando metti a definizione. Quindi, cosa devi fare se tu vuoi mantenere il più possibile di massa muscolare? E questo è secondo la scienza. Devi praticamente mantenere lo stesso allenamento che quello che seguivi durante la fase di presa di massa. Per quale motivo? Perché se tu cambi radicalmente rischi di perdere forza, rischi di perdere i volumi e a lungo termine rischi di perdere massa muscolare. Cosa devi fare se tu vuoi mantenere? Se tu mantieni la stessa scheda o una scheda molto simile, con volumi simili, intensità simili, quindi carichi abbastanza pesanti, quando tu passi alla definizione devi provare a mantenere il più possibile quei carichi e quei volumi, perché se tu inizi la fase di definizione e finisci la fase di definizione e hai la stessa forza, ti posso garantire che al 99% hai mantenuto quasi tutta la tua massa muscolare. Magari sembri un po' più piccolo, ma perché hai perso grasso, hai perso glicogeno nei muscoli e vedrai che appena hai finito questa fase, se rinizi a mangiare e rinizi a dare dei carboidrati e del glicogeno ai tuoi muscoli, vedrai che prenderai di nuovo la forma che avevi prima, un po' più possente, ma molto più definito. Quindi cosa fare? Non cambiare radicalmente il programma, anzi ricordarsi la partenza, il punto di forza che avevate, i carichi che sollevate, le ripetizioni che stavate facendo, il volume, e poi a fine definizione provare il più possibile ad aver mantenuto queste cose. Ovviamente a volte non è possibile, a volte per una fase di definizione protratta per più tempo, per forza di cose i carichi diminuiscono, perché comunque il nostro corpo non ha abbastanza energia, dovete capirlo, quindi non è primato per star mettendo su massa muscolare. Quindi ovviamente a lungo termine magari perdete qualcosina, ma voi dovete provare nel breve termine a mantenere il più possibile. E questo lo fate semplicemente scrivendo su di un'agenda, vi potete scrivere quanto state facendo e ogni sessione siete sicuri di star colpendo i numeri che dovreste colpire. Questo è per quanto riguarda l'allenamento. Se volete dei programmi gratuiti sul sito, se ne volete alcuni personalizzati, andate sul sito, lascio il link qua sotto. L'allenamento non cambia tanto. Però c'è un accorgimento in più che sto facendo quest'anno, è che se i carichi iniziano a diminuire abbastanza drasticamente perché per qualche motivo avete diminuito tanto le calorie e non riuscite più a sollevare gli stessi carichi, io consiglio di aumentare i set da fare, perché la ricerca scientifica di Bradshaw e Feld dimostra che effettivamente
i set potrebbero essere una delle variabili più importanti, quindi il volume totale. E hanno fatto vedere che 10 set per gruppo muscolare provocava il doppio della crescita muscolare rispetto a solamente 5 set per gruppo muscolare a settimana. Quindi ovviamente c'è questa correlazione tra volume e crescita muscolare, quindi se i carichi diminuiscono troppo magari inizi a aggiungere 1-2 set ad ogni esercizio. Questo è un consiglio, poi devi vedere te in pratica, devi stare attento per non andare in sovrallenamento. Vedi, tu conosci il tuo corpo meglio di me, quindi dovrai provare te in pratica. Questo è per quanto riguarda l'allenamento, tutto qua. Per quanto riguarda la dieta, la nutrizione, che cos'è che ho fatto personalmente? Sono passato da un regime in cui stavo in un surplus calorico, quindi oltre le 3000 calorie, ad un regime di definizione, ovvero di deficit calorico, in cui ho ridotto le calorie. Alcuni di voi potrebbero dire: ah, ma perché conti le calorie? Stai ancora nel passato, che stai facendo? È tutto l'insulina, devi pensare a questo, i tipi di cibo. Ragazzi, tutto quello è marketing, e ve lo sto dicendo io perché ci sono cascato per 2-3 anni. Ogni dieta, tutte le diete, chetogenica, paleo, low carb, low fat, funzionano tutte allo stesso modo, hanno come obiettivo di metterti in deficit calorico, metterti in quella restrizione calorica per cui il tuo corpo, per forza di cose, per prendere l'energia che ha bisogno per sopravvivere, per fare le funzioni normali di ogni giorno, deve andare a prendere calorie dalle riserve di grasso. Quindi ogni dieta funziona allo stesso modo, il deficit calorico. Io quindi cosa ho fatto? Non sono sceso subito drasticamente e non ho subito iniziato a fare cardio, ho fatto una cosa graduale. Sono partito da 2400 calorie, che per me ho visto erano più o meno 300-400 calorie dal mio fabbisogno giornaliero. Quindi calcolo il fabbisogno giornaliero, puoi usare il calcolatore in descrizione. Questa è una stima iniziale, magari per te non funziona, devi vedere in pratica, lo fai per 7 giorni e vedi se effettivamente il tuo peso rimane uguale oppure no. Quindi trovi il tuo fabbisogno giornaliero, ci riduci le 300 calorie, 2004. Vedi se perdi peso, 1-2 settimane. Poi ho ridotto nuovamente, dopo mi sembra 10 giorni ho ridotto a 2002. Poi le ultimi 10 giorni, una settimana, ho detto ok, adesso voglio andarci su più pesante e ho diminuito a 2000 calorie. Quindi questo ho fatto in uno spazio di 30 giorni e sono passato quindi da questa condizione a quest'altra condizione, semplicemente monitorando le calorie e diminuendo le calorie gradualmente. Non ho fatto cardio perché in realtà solamente per 30 giorni non mi serve fare cardio. Il cardio, non c'è un bisogno di fare cardio per bruciare grassi, basta che appunto conti le calorie e sei sicuro di scendere con le calorie gradualmente. Però se fosse un 8 settimane una preparazione ad una gara, allora avrei potuto utilizzare il cardio in un modo in più per bruciare più calorie, per permettermi di mangiare un pochino di più con la dieta. Spero che mi riusciate a capire. Quindi non ho fatto cardio, ma ho diminuito le calorie da 2007-2004, ho diminuito le calorie da 2004 a 2002 a 2000 calorie nello spazio di 30 giorni. L'altra cosa veramente su cui mi sono improntato è contare le proteine. Più o meno volete consumare 1.8 a 2 grammi per chilo corporeo di massa di proteine. Quindi se voi pesate 60 kg dovreste provare a consumare un 120 grammi di proteine al giorno. Che cosa fa questo? Questo vi aiuta a mantenere la massa muscolare, così che quando perdete peso non state solamente perdendo peso, ma state bruciando grassi e favorevolmente mantenendo la massa muscolare, se non addirittura mettendone un pochino, se riuscite a applicare il sovraccarico progressivo, ad aumentare i carichi, aumentare la forza, aumentare i volumi. Ok, quindi queste sono le due cose che ho monitorato. Io che ho iniziato, che pesavo più o meno 78 kg, ho iniziato oltre i 150 grammi di proteine. Adesso sono sceso più o meno a 150 grammi di proteine perché il mio peso corporeo si aggira intorno alle 73-74 kg, quindi 150 grammi di proteine al giorno, di cui provo a prendere 100 grammi di proteine da fonti di qualità più buone, quindi come la carne rossa, carne bianca, le uova, il latte, queste cose qui, e altre da fonte secondarie. Spero che più o meno è chiaro. Se vi chiedete come fai a monitorare tutto, è impossibile, un sacco di numeri, tranquilli, calcolatore giù, vi calcola tutto. Poi voi andate a scaricare MyNetDiary o MyFitnessPal, un'applicazione, qualsiasi cosa mangiate inserite nell'applicazione. Potrebbe non essere perfetto, ma se voi lo utilizzate almeno avete un'idea di quanto state mangiando.
Questo per quanto riguarda la dieta e non ho fatto attenzione né a carboidrati né a grassi. Quindi, quelli, a patto che io colpisco le mie calorie, perché ricordate, alla fine, le calorie alla fine della giornata sono proteine, i grammi per 4, perché ci sono 4 calorie per grammo di proteine. Stessa cosa per i carboidrati, 4 calorie per grammo di carboidrati. E invece i grassi sono un po' più densi caloricamente, quindi sono 9 calorie per grammo di grassi. Quindi, io ho contato le calorie e ho contato le proteine. Grassi e carbo li ho lasciati far rientrare nelle mie calorie, così che mi ha permesso anche più flessibilità di cibo. Qua passo a parlare della dieta flessibile, che è stato il mio approccio. Ho provato tanto in passato, ho provato a tagliare completamente i carboidrati, ho provato a tagliare completamente i grassi, ho provato a consumare 3 grammi di proteine. Non ci sono benefici a livello di perdita di peso e soprattutto di bruciare i grassi di nessuna di queste diverse diete a parità di introito calorico e di consumo di proteine. Quindi vedete quello che fa per voi. Io con la dieta flessibile mi trovo molto molto bene. Benissimo, è il mio stile di vita, mi permette non di essere troppo rigido, mi permette di includere dei cibi di cui ho voglia, dei cibi che amo mangiare e che non mi pesa seguire una dieta proprio così, perché è proprio flessibile, sta nel nome. Se devo uscire con gli amici, posso uscire, mi lascio dei macronutrienti da consumare. So che una pizza sono 800 calorie, di cui metti 30 grammi di proteine, 40 grammi di grassi e 100 grammi di carboidrati. Non me lo sono inventato, ma capite? Esco con uno spazio nelle mie calorie, nei miei macronutrienti, mi mangio la mia pizza e stanno tutti bene. Questo è stato il mio approccio alimentare, questo è stato il mio approccio di allenamento. Non dovete seguirlo voi per 100%, ma quello che vi sto dicendo è la scienza. Quindi, questo, se voi attuate quello che ho detto in questo video, funzionerà anche per voi. L'ultima cosa è la vostra forza di volontà, perché io vi posso dare tutte le informazioni di cui avete bisogno, ma se voi non le applicate e ogni giorno non siete costanti col vostro piano, arriverete per 30 giorni e direte: ah, non funziona. Funziona, se voi seguite quello che sto dicendo, mettetevi in deficit calorico, proteine a 2 grammi per chilo corporeo, tutto qua, allenamento, provate a mantenere la forza, provate a mantenere i volumi e i carichi e in 30 giorni vedrete che sarete molto molto meglio. Se non scende di peso, diminuite di più le calorie, metti. Se avete drasticamente tagliato le calorie e avete iniziato subito a fare 5 sedute di cardio a settimana, riducete il cardio, alzate un attimo le calorie, vedete come risponde il vostro corpo. Non dovete avere paura di capire veramente come funziona il vostro corpo e a cosa risponde, perché ognuno di noi è diverso. Io vi do le regole generali della scienza, ma voi dovete capire il vostro corpo a cosa risponde. Detto questo, la forza di volontà è importante. Io con la dieta flessibile ho sgarrato sì e no 2 o 3 volte, questo vuol dire che sono andato oltre le mie calorie, ma diciamo che ho ascoltato il mio corpo, dato che sono passato da una fase di bulk a una fase di definizione abbastanza velocemente. Ovviamente da un giorno all'altro ho iniziato a tagliare le calorie. Ovviamente il mio corpo ogni 2 per 3 stava tipo: ok, io vorrei mangiare un pochino di più, soprattutto gli allenamenti che ho mantenuto l'intensità alta. Lì mi sono permesso di mangiare un po' di più e nonostante ciò, nonostante ho mangiato di tutto, cioccolato, Nutella, tutti i cibi, ovviamente parte di una dieta buona con 80% di cibi non processati, mi sono permesso questi dolci, mi sono permesso di sgarrare 2 o 3 volte in questo mese, ma comunque in 30 giorni sono passato da un fisico del genere, 16% body fat, ad un fisico del genere, 12% body fat, molto meglio, in spiaggia, stai bene, stai rilassato, la gente ti chiede dei consigli, eccetera, eccetera. Detto questo, io voglio ringraziarti un sacco se ti è piaciuto questo video. Se pensi possa aiutare altra gente, mi raccomando, lasciaci un like, aiutami a crescere questo canale e a diffondere la verità scientifica. Voglio aiutare il più possibile. Basta marketing, basta stronzate. Fate girare questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciatemi un commento. Noi ci vediamo nel vlog di domani. Ciao!